Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. Presto! Che è successo? Un'altra disgrazia? È colpa tua, papà! È tutta colpa tua! E che ho fatto io? Calluccio mi ha lasciata! Dice Ma che che in questa c'entra io? casa non si respira l'aria dell'altura, ma quella della Dille qualcosa. palude! È te che non sopportavo, papà! Consumista! Ma io sono il consumista! E lui il disgraziato consumista che mi ha consumato 180 dentifrici, 108 saponette, un quintale e mezzo di pasta, si è fottuto! Questa è la iella che sta in questa... Oh, un momento, la iella. Se l'ippopotamo ti ha lasciato vuol dire che non è tanto iella. Vuol dire che è fortuna. Se ne Ma va, tu sai che è sicuro? sensibile. Ma fammi Papà, puoi piacere. essere così insensibile? No, calma, bambina mia. È successo anche a Marina de Santa Cruz. Almeno tu non hai il suo bambino in grembo, eh? Su, via. Ma... Non lo so veramente, mamma, ancora questo. Cosa che va a dire che sei incinta del babaciore? Mamma mia, sei andata con quella bianca! Non ne vuole più sapere, beh! Come sono sfortunata! Che la femmina mi ha fottuta! È bianca! Più bianca è me! Cosa devo fare? Fa l'esame finestra, la prova della molla e vedete un po' chi è più bianco. Senti la mamma! Perché quella è più bianca non si può. La sventura si è abbattuta su questa casa come nella 128esima puntata di Fatal Crest! Ah, ci sono voluto 128 puntate di crosta e creste, come cazzo si chiama? Per capire la iene di questa cresta! Cosa male? Il re dell'occulto, via del Casaletto 27. Cancelletto di sinistra, si riceve solo per appuntamento. Fissami. Mi stai fissando? Sto cercando, perché lei c'è un po' di strabismo, ma devo stare molto così, professore, perché c'è un'artrosi cervicale che mi tira il nervo. Se la maledizione vuoi sortire, qualcosa devi patire. Comunque abbassa. Grazie. Una maledizione ti circonda a 360 gradi. Se la maledizione è karmica, non ci sono speranze. Se poi la maledizione non è karmica, allora vedremo cosa si può fare. E come facciamo noi a stabilire se c'è questo karmico o no? Svuota la mente da ogni pensiero. Non ho ferretto, scusa. Svuota la mente da ogni pensiero. È afferrato adesso! Bene, ma non si arrabbi, io non avevo sentito, scusa. Svuota la mente da ogni pensiero. Sì. Svuota la mente da ogni pensiero. Te lo senti vuoto adesso? È vuoto, vino iniettatore! Alto mare, sì. Vuoi tu distruggerlo? Neutralizzarlo? Ricacciarlo nelle tenebre? Rispondi sì. Eh sì. È di origine palese? No, è di origine del nord, fa l'ingegnere. Ma che stai dicendo? Ah, baffetti, pizzetto, occhiali neri. No, un tipo tranquillo, sorridente. Allora è dell'altra categoria, quell'occulto. La iella che emanano risiede in un pelo irto e setoso che cresce sul loro corpo. Cercalo e strappalo! E la luce tornerà a splendere su di te. Sì, lo so, professore, ma come faccio a trovare questo pelo irto e setoso? Mica è facile. Su cazzi tuoi! Ah, adesso è chiaro, ecco. Vuoi andare? Un momento! O scendo, non pagare la mia segretaria, i soldi, la mille a me. Sì. Il mio onorario è 200.000 lire. Sono poco, sei contento? No, no, sono contentissimo. E adesso, prima di andare via, lasciamoci col saluto della fratellanza universale. Sì, però non è che proprio lei mi ha fatto un prezzo da fratellanza universale. Anzi, 200... Arrivederci. Stato buono.